arriva nell'Aula del Senato il testo delle riforme istituzionali licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, respinte le pregiudiziali avanzate da Movimento 5 Stelle e SEL al provvedimento che modifica il titolo V della Costituzione, abolisce il CNEL e riforma il Senato. Per il Ministro delle Riforme, modifiche saranno possibili solo con l'accordo di tutti i partiti che hanno concorso a definire la riforma. Si riuniranno i gruppi parlamentari di Forza Italia, di Camera e Senato, perché è un momento decisivo, cruciale. Il governo ha detto che saranno possibili modifiche, d'altra parte il testo base del governo è cambiato praticamente in toto dalla versione originaria, quindi si sta facendo un lavoro molto utile. Se non c'è nessuna preclusione da parte del governo, penso che questo sia l'atteggiamento migliore per addivenire nell'arco dei prossimi giorni a un testo largamente condiviso e sul quale non si realizzino spaccature. Ricordiamo che stiamo realizzando la riforma del Parlamento, non del Senato. Apertura del governo quindi sui poteri del Senato in merito a legge di bilancio e immunità dei suoi componenti. Sull'immunità esistono varie ipotesi, afferma il Ministro, compreso il ritorno all'insindacabilità che era prevista dal testo originario del governo. L'ineleggibilità dei membri del nuovo Senato sembra quindi essere rimasto l'unico vero nodo da sciogliere. Per quel che riguarda i dissidenti, la Boschi si augura che il PD voti unitamente, certa che le ragioni del dissenso sono ridotte, a tal punto che i dissidenti non sono favorevoli al bicameralismo perfetto e al potere di fiducia del Senato. Lo stesso Renzi si dice speranzoso, certo, di una maggioranza molto ampia. Persiste poi la spaccatura anche all'interno di Forza Italia. Raffaele Fitto, in una lettera aperta al Cavaliere, esprime perplessità sulla trattativa con il Premier e chiede cosa ci sia nel patto del Nazareno. Risposta arriva dal capogruppo azzurro al Senato Romani, che rispedisce al mittente le accuse di essere ipnotizzati dal Premier. Le regole vanno decise con l'avversario, sottolinea. Ma il patto del Nazareno è chiaro. No alle preferenze. Non si capisce come Renzi possa imporre il criterio della non elettività del Senato richiamandosi al patto del Nazareno e poi magari possa cedere alle sirene delle preferenze cambiando il patto del Nazareno sulla legge elettorale. Serve coerenza. Per quanto ci riguarda, noi diciamo di no al sistema delle preferenze nella legge elettorale nuova nell'Italicum. Non da ultimo le accuse di autoritarismo alla riforma, alle quali il ministro Boschi risponde di non vedere questi pericoli e precisa che è stato posto un diverso quorum per l'elezione del capo dello Stato proprio per aumentare le garanzie democratiche.